dai sorrisi e dolori in casa Montecatini. Erons e Gema sono uscite sconfitte dal confronto infrasettimanale della 24esima giornata, rispettivamente con Piombino e Libertas Livorno. Se per Del Re i suoi ragazzi gli alibi sono tanti, lo stesso non si può dire per la Montecatini Sponda Fabo, che sì, aveva dinanzi a sé una squadra, la Solbat Piombino, dall'alto tasso tecnico e fisico, ma con una rivincita da prendersi dopo il brutto KO all'andata e l'importante cammino che ha visto termali protagonisti fino ad oggi. Due punti persi e tanti rimpianti per una partita mai in equilibrio, né per l'una tantomeno per l'altra squadra, con l'Erons partita contratta per poi riprenderla in corso d'opera. In ogni caso il finale di partita decreta che a vincere sia proprio Piombino e per un tiro dentro o fuori gli Eroni trovano la seconda sconfitta del 2024. Seconda sconfitta stagionale casalinga per la Fabo, anche questa volta per mezzo canestro, una partita bella con tanta gente, una grande intensità da parte della Solbat che è venuta qui dopo una brutta partita casalinga e è riuscita invece a approcciare bene ciò che non è riuscita a fare la Fabo. Umore simile ma diverso per la caratura dell'avversario è quello in casa Gema, dove i termali sono sempre rimasti in partita ed hanno veramente rischiato il colpaccio al palamacchia contro la Libertas. Ad un primo tempo quasi perfetto non si è affiancato un secondo alla pari, ma comunque il tanto che è bastato per garantire un finale punto a punto a coach Del Re. Tuttavia, anche in questo caso, tiro dentro tiro fuori, non è bastata la sola prestazione ai rossoblù, che adesso cercheranno di rifarsi già dalla prossima con l'incognita Passoni, uscito per un infortunio rimediato nel corso della prima parte di gara, e dell'Anna, ancora out, sempre per alcuni problemi fisici. Bravi perché venire a giocare su questo campo, con questo tifo contro una delle squadre più forti del girone. Abbiamo avuto dei momenti di poca lucidità in attacco e magari poca attenzione in difesa che avrebbero fatto sì che noi portassimo a casa due punti che su questo campo contro questa squadra sarebbero stati pesantissimi.